Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, un convegno importante perché apre una riflessione proprio sulla relazione che c'è tra il disagio sociale e l'ospedalizzazione di bambini, soprattutto per lunghe degenze. Che cosa sta emergendo da questo incontro e qual è l'obiettivo che vi proponete? Dall'incontro sta emergendo che quella del disagio sociale è una sorta di epidemia. Siamo passati dalle 300 famiglie seguite 10 anni fa nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù a 3.000 famiglie e questo picco è successivo soprattutto agli anni dal 2008 in poi, quindi gli anni della crisi economica. Come obiettivo noi abbiamo cercare di fare tutto quello che si può e quindi soprattutto di cercare di strutturare una rete, come si dice, cioè l'ospedale insieme alle associazioni di volontariato, alle associazioni dei genitori, alle istituzioni anche, ma anche a volte sopperendo alle istituzioni che a volte non ce la fanno. E quindi disagio sociale, insomma un picco da 300 casi è diventato 3.000 casi, come vi organizzate dentro l'ospedale? Perché poi la domanda è questa, cioè arrivano bambini che vivono in condizioni di disagio, hanno una corsia preferenziale capace di far, diciamo, di intervenire non solo sulla parte medica ma anche sulla parte sociale. Guardi, paradossalmente il problema non è tanto in ospedale, i problemi attuali non sono tanto relativi alla ospedalizzazione dei bambini, i bambini sono in genere molto ben seguiti, francamente. Sulla deospedalizzazione, quando ritornano a casa, in cui le famiglie tornano a casa, sì, perché se si ha un bambino con una malattia seria, naturalmente una malattia rara, una malattia cronica, e questo comporta una serie di bisogni che sono non solo medici, sanitari, ma sono anche appunto di ordine sociale, problemi economici, uno dei due genitori può lasciare il lavoro, quant'altro, ecco, è il momento della deospedalizzazione dove ci si può sentire abbandonati e a volte proprio essere veramente soli. Anche per di tipo pratico, soprattutto se si hanno altri figli, per dire. E che collaborazione avete costruito con le istituzioni locali? Perché poi dove, per esempio, dove finisce l'ospedale dovrebbero entrare in campo i servizi sociali. I servizi sociali dei territori molto spesso non hanno proprio i numeri per far fronte a questi problemi. E poi, diciamo, oggi la dottoressa Occhiuto ha fatto un richiamo alla responsabilità anche di chi lavora nei servizi pubblici, quindi alla capacità di lavorare la notte, il sabato, la domenica, nei momenti in cui l'emergenza nasce e devono esistere dei servizi come di pronto intervento, no? Come il pronto soccorso all'ospedale, così deve esistere ed essere potenziato rispetto a quel che è oggi un servizio di pronto intervento anche sul pubblico, ma soprattutto è la rete di protezione che può essere per esempio quella con le parrocchie, perché no, quello che era l'oratorio quando eravamo piccoli noi, no? Un posto dove qualcuno ti ascolta, ti aiuta, ti risolve anche problemi pratici. Quindi un'integrazione tra, diciamo, istituzioni, parrocchie, servizi. Il Tribunale dei Minori svolge un ruolo, io ho letto che dovrebbe intervenire, non so se è già intervenuta, se interverrà più tardi, la Presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Guardi, il Tribunale dei Minori di Roma svolge un ruolo essenziale, però il ruolo del Tribunale dei Minori è un ruolo prettamente giuridico, mentre il problema qui si sposta appunto sul sociale, cioè sul reinserimento nel luogo, nel vivere comune. Bisognerebbe, la dottoressa Cavallo sarebbe d'accordo con me, non avere bisogno del Tribunale dei Minori, ma risolvere prima che sia necessario l'intervento del Tribunale. Pur se la dottoressa ha esperienze, per esempio in una città come Napoli o come Roma, dove appunto queste periferie esistenziali, come le chiamiamo noi, sono in realtà molto vicine, cioè non bisogna andare mica tanto in là purtroppo per trovare il disagio è ahimè molto vicino a noi. È un problema che riguarda sempre di più le famiglie romane, forse prima era un problema che questo del disagio, delle periferie esistenziali che riguardava i migranti nella nostra città, si sta modificando anche quest'area del disagio a causa della crisi. Guardi, il profilo è sempre uguale, nel senso che delle 300 famiglie originarie un 60% erano italiani, un 40% stranieri e oggi è ancora così.
forse sono un po' più gli italiani, e comunque tra gli stranieri non sono rappresentate specifiche nazionalità, ma il profilo degli stranieri segue in sostanza il profilo normale dell'immigrazione. Quindi tutto questo fa pensare in sostanza a qualcosa che è qui, tra noi, e che colpisce ovviamente soprattutto persone che hanno magari una situazione economica un pochino più problematica. Capisce bene che per esempio per una donna sola avere un figlio ed avere un figlio malato può provocare, può essere qualcosa di deflagrante, no, nella propria vita. Diverso se si è aiutati, anche in modo molto semplice, molto male. Io, dottoressa, la ringrazio e così la rimando anche alla partecipazione diretta a questo importante incontro e a risentirci magari nei prossimi giorni per fare un consuntivo. Grazie, grazie molte, arrivederci. Arrivederci. Abbiamo avuto ospite la dottoressa Lucia Celesti, responsabile accoglienza e servizi alla famiglia dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù.